faremo un po' il punto sugli stati generali, come detto, su quello che è emerso. La proposta IVA è trovata molto intensa e direi molto importante per la ripartenza del paese. Sull'IVA trovate la quadra stasera? Non ho capito. Sull'IVA trovate una quadra, c'è stato un po'. Faremo un punto su tutto. Ma la proposta del Presidente del Consiglio non è stata accolta, diciamo, di buon grado da varie anime, comprese 5 Stelle. No, guardi, io continuo a dire che questo governo si sta muovendo in maniera molto compatta, lo sta facendo con senso di responsabilità. Siamo consapevoli che il Paese sta attraversando un momento difficilissimo, è necessario che ci sia un rilancio e tutte le proposte che abbiamo da mettere sul tavolo poi le condividiamo, ci confrontiamo, non c'è nessun tipo di contrasto all'interno della maggioranza, quindi oggi non è stata un po' una gamba più lunga del Presidente del Consiglio? No, ma figuriamoci. Ma dopo gli stati generali c'era bisogno di un'altra settimana per trovare un accordo? Non ho capito, scusa. Dico, dopo gli stati... appunto, però il Presidente ha detto che vi prendete un'altra settimana. Eh sì, vabbè, ora è il momento in cui lei capirà che dopo che c'è stata tutta un'attività molto importante come quella degli stati generali, adesso la maggioranza deve riuscire a trovare una sintesi e lo fa però non con lo spirito di chi cerca di trovare un compromesso, ma di chi con ambizione sa che dobbiamo trovare una sintesi per rilanciare il paese, quindi sempre nel cercare di trovare nella sintesi il punto migliore per i cittadini italiani. Ho concluso. Nel governo funziona così, in questo governo, all'interno della maggioranza si presentano delle proposte che vengono poi condivise, ci confrontiamo senza alcun problema. Grazie.